trying to let go of this heartache. Amiche mie, buongiorno e ben ritrovate in questo nuovo video. Ovviamente io sono ancora in pigiama, come sempre. No, questa mattina praticamente devo dire che ho dormito un pochino di più perché ieri sera sono andata a letto molto tardi. Abbiamo fatto diversi giri per portare via un po' di cose. Ovviamente quando abbiamo un po' di tempo ne approfittiamo. Quindi sono andata a dormire che era oltre mezzanotte perché io e Jessica abbiamo fatto diversi giri. E quindi questa mattina, mamma mia, ho fatto proprio fatica ad alzarmi. Quindi oggi mi sono presa una giornata di completo relax e riposo assoluto, anche perché comunque non avrei potuto andare nell'altra casa per portare via delle cose, proprio perché ci sarà un funerale questa mattina, perché è mancato un signore che abita appunto in quella casa che io conoscevo, una bravissima persona, e quindi ci sarà il funerale appunto questa mattina e non... assolutamente non passerò con i miei 1000 scatoloni. Magari poi nel pomeriggio vedremo. Comunque questa mattina mi farò la mia colazione tranquillamente a casa. Sapete che io adoro fare colazione a casa, anche perché ieri sono uscita, praticamente ci siamo incontrate da Ikea, io e Daisy la piccolina, e abbiamo poi fatto colazione insieme. Sono andata a comprare qualcosina, ma giusto due cose, ragazze, proprio perché mi servivano qui degli appendiabiti, perché ho buttato tutti quelli che avevo, sapete, quelli neri di plastica, ho buttato via tutto, anche perché poi tanto comunque finalmente avrò la mia cabina armadio, per cui dovrà essere perfetta, per cui sono andata a sostituire già gli appendini e ho preso quelli bianchi che si trovano da Ikea e ne ho preso un po'. Infatti questa mattina adesso cercherò di sistemarmi un po' i vestiti, perlomeno di mettere a posto tutte le cose che ho portato ieri sera, anche perché altrimenti poi si accatasta di nuovo tutto e non si capisce niente. E quindi prenderò questa giornata un po', visto che sono sola tutto il giorno oggi, perché lavorano tutto il giorno, fino a questa sera non verrà a casa nessuno, ne approfitto. Tra l'altro questa mattina, se riesco, vorrei andare da Maison du Monde, perché voglio andare a vedere, ragazze, se c'è qualche applique particolare. Sapete che nell'altra casa avremo tutti applique a muro e quindi volevo vedere se c'è qualcosa di veramente bello. Anche se vi confesso che qualcosa ho già trovato, però voglio un attimino così avere le idee più chiare prima di fare l'acquisto. Tra l'altro, proprio questa mattina mi è arrivato il messaggio che lunedì puntuali, lunedì 10, mi consegneranno il tavolo nuovo e quindi poi siamo praticamente a posto. E così finalmente avremo anche il tavolo. Adesso poi ovviamente vi farò vedere tutto. In tante ragazze, in tantissime mi avete chiesto il link delle sedie, ma ve l'avevo detto nell'altro video, appena arriverà il tavolo e vi metterò tutti i link, così chi è interessato può andare a vedere oppure può comprarli. Non è una collaborazione, lo dico perché ogni tanto ancora adesso salta fuori qualcuno che, mamma mia, quando vede qualche collaborazione diventa matta. Io non capisco il perché, non capisco il perché. Le collaborazioni, ok, che ci inviano le cose gratis per farvele conoscere, però ragazze, danno anche l'opportunità di avere degli sconti eccezionali, come ad esempio è successo nel video precedente a questo, dove vi avevo mostrato sia la friggitrice che la scopa elettrica. In tantissime, ma proprio in tante, mi avete detto che avete acquistato chi la friggitrice, chi la scopa con lo sconto, e tante di voi sono rimaste contente. Quindi non capisco il perché ogni tanto saltano fuori queste persone che impazziscono all'idea delle collaborazioni, non lo so. No, io non ci vedo niente di male, ma ragazze, cioè io stessa certe volte prendo dei codici sconto da altri youtuber proprio perché li utilizzo. Cioè, cosa c'è di male? Perché queste persone sono così restie a vedere queste collaborazioni? Cosa c'è di male? Non lo so, non lo so, non lo capirò mai. Comunque, tornando a noi, come ho detto, vi lascerò il link delle sedie e del tavolo. Vedrete, il tavolo è bellissimo, almeno in foto è bellissimo, poi bisognerà vedere dal vivo ovviamente. Le sedie sono stupende, guardate, sono belle, ma sono soprattutto comode perché sono molto rigide, anche lo schienale, sapete, non affonda, e quindi sono super super comode.
Mia mamma ogni tanto li viene a controllare perché mi dice: non me le sporcare, mi raccomando, fate attenzione, sei innamorata, ma si innamorerà di più ancora quando vedrà il tavolo, perché lei, come me, ama le cose piccoline, perché lei, poverina, di là ha un tavolo di 2,70 m, qualcosa del genere, una cosa gigantesca, prende tutta la casa, tutta la stanza. Infatti, mamma mia, quando lo deve pulire, poverina, è veramente... Cioè, poi loro sono in due, capite che... Oramai avete visto anche le sedie, sono molto ingombranti, molto grandi, occupano tanto spazio, per cui... Poi ovviamente lei ha tenuto questi mobili nel tempo perché essendo mobili di un certo valore, ovviamente non è andata a cambiarli, però alla fine, poverina, si è stancata anche lei. Ogni tanto quando andiamo in giro, anche solo da IKEA, da Maison, che vede tutti questi mobili un po' particolari, piccoli comunque, questi tavolini rotondi, lei si innamora perdutamente e quindi abbiamo appunto... voluto creare poi nel suo appartamento qualcosa di... Sarà piccolino, non è rispetto a questo dove abitano, però a parte che non riesce neanche più a tenerlo pulito, non vuole un aiuto da nessuno perché mia mamma non vuole gente per casa, non vuole che io l'aiuto perché mi dice sempre: hai già tanto lavoro tu, e non vuole, lei si fa tutto da sola, però ovviamente la casa è molto grande e quindi fa fatica adesso perché poverina anche lei ha 83 anni, voglio dire, però fa tutto da sola. E niente, abbiamo proprio deciso di creare questo appartamento, farlo proprio come una bomboniera. Infatti non vedo l'ora, ragazze, io più che per me e per i miei genitori, non vedo l'ora veramente che entrino in casa, anche perché mia mamma non è venuta una volta o due, ma avete visto la casa com'è, quindi lei non si è neanche resa conto bene di come sarà il suo appartamento. E non la porteremo più finché non sarà proprio arredato. Perché lei dovrà entrare in casa che sarà tutto pronto, abitabile proprio. Infatti gliel'ho detto, dovrei portarti via soltanto i vestiti, perché tutto il resto niente. Anche perché quei mobili lì oramai, figuriamoci. E quindi niente, ragazze. Allora, come sempre, io mi perdo nei discorsi all'infinito. Adesso mi vado a preparare una bella colazione, tutta tranquillità. Sapete che io adoro fare colazione a casa. Mi piace farla fuori quando siamo in compagnia, magari la domenica così, però la maggior parte delle volte, a parte che si mangia anche meglio a casa, perché a volte c'è questo caffè che sa di bruciato, cioè non so, sono io che sto diventando difficile proprio perché mi piace mangiare cose fatte in casa. Io raramente compro cose già fatte, proprio anche a livello per... di pranzo e cena, non mi piace cucinare cose surgelate, quelle cose lì, per cui il più delle volte mi piace proprio preparare tutto a casa. Niente, adesso faccio colazione e ci aggiorniamo dopo, anche perché ragazzi vi devo svelare un mistero incredibile, perché ho ricevuto ben forse più di 20 commenti, tutti che chiedevano la stessa cosa, e cioè: dove dorme Jessica? Chissà, magari prima della fine di questo video lo svelerò. Vabbè, ci vediamo dopo, ragazzi. Vado a fare colazione perché ho fame. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Running away with you. We were just children acting like a doll. Crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids. Crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. Only forgets. Oh, a big thank you to life for
giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a doll. Volevo farvi vedere il nostro armadio. Praticamente abbiamo acquistato due porta abiti che sono questi qui, due li ho già nell'altra casa, adesso li porterò qui. Questi sono tutti i vestiti, ragazzi, che mi sono portata in questi giorni, praticamente nulla, devo ancora portare tutto quanto, perché quando vado lì prendo magari gli abiti di mio marito, di Jessica, e i miei rimangono lì. Comunque, sapete che non abbiamo l'armadio, per cui dobbiamo arrangiarci in qualche modo, e infatti li abbiamo acquistati, ne abbiamo presi due. Questo è molto comodo perché comunque è doppio, e ovviamente metterò soltanto le cose estive, tutti gli abiti invernali li metterò negli scatoloni che ho comprato, sono puliti, e li metterò nell'appartamento di mia mamma, perché lei ha tipo un salotto che ormai è vuoto, non utilizza quasi più, e metterò tutto quanto lì. Quindi insomma, ci stiamo arrangiando per questi 2 mesi e mezzo che dobbiamo assolutamente passare in questa casa, e non vogliamo fare grandi spese.
Quindi per il momento va bene così. Poi ovviamente dovrò soltanto acquistare un mobiletto per il bagno e basta, perché siamo a posto di tutto, si può dire. Non ci manca nulla, per il momento non ci manca nulla. Certo, non è esteticamente bellissimo, però vabbè, tanto non verrà nessuno in questi 2 mesi qui e quindi va bene così. Rieccomi amiche, allora mi sono preparata, sto per uscire, andrò appunto da Maison Dumont a farmi un bel giro, non comprerò nulla, voglio soltanto vedere se c'è qualche novità particolare, soprattutto per quanto riguarda le applique. Allora mi sono messa questo pantalone che è praticamente quello che mi ha regalato mio marito il mio compleanno della Twinset. Allora, quando l'ho misurato era perfetto, ora non capisco cosa sia successo, guardate, cioè è larghissimo. Infatti avrei tanto voluto mettere una camicetta dentro il pantalone, però ragazze, guardate, cioè è una cosa incredibile. Non credo di essere dimagrita, magari portando su e giù tutti i vari scatoloni ho perso un po' di peso, ma non credo proprio. Però niente, adesso visto che è veramente tanto largo, infatti guardate, se mi piego anche tutto questo pezzo qua, non so se per via delle pants, comunque è comodo, me lo sento bene perché è bello largo, ma forse qui in vita non so cosa sia successo, è veramente molto largo. Comunque, avrei dovuto abbinarlo con la camicia che fa appunto parte di questo completo, solo che non l'ho messa, ragazze, perché avendo le maniche lunghe fa troppo caldo, anche perché comunque la camicia, forse l'ho misurato con la camicia e mi ha coperto questa parte qui e non mi sono resa conto effettivamente che era largo. Niente, adesso sono andata a mettere questa maglietta che avrei voluto mettere dentro, però no, perché sta male questo pezzo così largo, quindi l'ho messa al di sopra. Questa è quella che presi da Zara, mi sembra l'anno scorso, e l'ho sfruttata tantissimo, guardate, è veramente bella, poi bella fresca e altrettanto farò quest'anno. Niente, ragazzi, adesso non so se cambiarmi il pantalone perché non mi sento a mio agio, adesso magari lo farò stringere, non lo so, vedremo. E niente, mi avvio e ovviamente vi porto con me. Rieccomi, allora parlo un po' piano perché stanno dormendo tutti. Poi oggi non ho più registrato nulla perché ho fatto mille cose, tra una cosa e l'altra mi è proprio passato di mente di prendere la telecamera in mano, perché tra una cosa e l'altra, ragazze, non ci ho proprio più pensato. Comunque, questa mattina sono stata da Maison Dumont, ma tra tante cose meravigliose che ci sono, perché sapete, io quando entro da Maison Dumont
comprerei tutto, tutto quanto, però per quanto riguarda le plique, no, non ho trovato ciò che piaceva a me. Poi da casa non sono proprio andata perché comunque sicuramente non c'è lo stile che piace a me e quindi penso di acquistarli poi online, perché lì ho visto che c'è qualcosa di bello, veramente bello, di ciò che piace, ecco, che viene incontro ai miei gusti. Anche se io, come dico sempre, per me Maison Dumont forse è più bello, non lo so, per quanto riguarda questo arredamento un po' così particolare, ma al momento non ho trovato nulla. Poi magari più avanti, non so, anche perché non è una cosa imminente che dovrò comprare subito. Poi una volta che avremo le chiavi della casa, ovviamente ci penseremo, però intanto voglio farmi un'idea per non arrivare impreparata, anche perché dal momento che avremo le chiavi mi piacerebbe poi completare in breve tempo la casa. Sapete, come vi ho sempre detto, che per il momento andrò a mettere il più possibile i mobili che abbiamo, anche perché comunque sono belli, voglio sfruttarli un pochino, ecco. Adesso, a differenza del mobile che avevo nella sala sopra, che è molto grande, lì pareti così grandi non ci sono perché sono tutte vetrate, anche se l'architetto, devo dire, lui mi aveva detto, mi aveva proprio chiesto prima della costruzione se volevo una parete particolare per poter mettere appunto qualche mobile che io già avevo. Però, come ho sempre detto, non ho voluto fare una casa in base ai mobili vecchi che avevo, ma ho voluto fare una casa, essendo una casa nuova, fare qualcosa di nuovo, per cui avevo detto chiaramente di no. Ma sono contentissima perché i mobili che andrò poi a mettere piano piano saranno mobili essenziali. Sicuramente non avrò tantissimo, l'ho sempre detto e lo ribadisco perché è proprio una cosa che non voglio più fare. Quindi niente ragazze, saranno pochi mobili però molto così attuali. Sicuramente avete capito che io non andrò sul moderno, sarò piuttosto, resterò sul classico, ma un classico più attuale, non retro, niente di shabby, ecco, e piuttosto moderno. Moderno ma elegante, quindi niente, cercherò di recuperare più mobili possibili, come ad esempio la camera da letto, perché in tantissime, anche persone che conosco, mi stanno chiedendo se glieli vendo questi mobili. Alla fine io cercavo tanto, invece tutti quanti li vogliono. Ho trovato anche molti messaggi su Tired che mi chiedono alcune cose. Comunque io appena recupererò poi i mobili dal magazzino, metterò poi magari in vendita anche qualcosa, perché ovviamente non potrò tenere tutto. Niente ragazze, comunque poi vi farò sapere chi è interessata, altrimenti poi darò tutto al mercatino dell'usato e se la vedranno loro. Sapete, quelle cose tipo tazze, piatti, che ne ho una marea, e non acquisterò più, cioè utilizzerò quelli che ho al momento, quando saranno rotti andrò a sostituirli, stop. Guardate, avrò sì e no almeno una decina di servizi di piatti, quindi se capite che è assurdo. Niente, adesso ragazze mi vado a lavare, mi metto il mio pigiama e domani siamo invitati, domani è domenica, saremo invitati a cena da Daisy e mangeremo una bella pizza tutti insieme, così starò con la mia piccolina che, mamma mia, mi manca sempre, benché venga praticamente quasi tutti i giorni, però quando va via mi manca tantissimo. E Daisy continuo, anzi sono io veramente che le faccio videochiamate perché devo vedere la mia piccolina. Pensate che ieri, che è stata qui, l'ho portata a dormire perché non abbiamo internet, quindi sia Desiree che mio marito al pomeriggio devono magari andare a scaricare tutte le fatture, compilare mille cose, anche perché lunedì deve andare da commercialista e quindi un paio d'ore tutti i giorni devono passarli nell'altra casa, proprio perché qui non abbiamo ancora internet. Abbiamo già fatto richiesta da almeno 10 giorni e non si sente ancora nessuno. Comunque, ieri è rimasta qui la piccolina e l'ho portata a dormire con me. Ha fatto un pisolino, ma proprio avrà dormito sì, no, un quarto d'ora. Ragazzi, se, poi io mi sono alzata perché mi sono messa comunque in cucina a riordinare qualcosina, lei si è svegliata
non trovandomi vicino a lei, mamma mia, mi sono spaventata, talmente piangeva forte, a che poi io sono andata a prenderla, si è avvinghiata a me come una scimmietta e mi ha abbracciato e poi si è addormentata in braccio a me, cioè lei vuole proprio il contatto. Se poi è con me, come ad esempio da Ikea, è stata 10 minuti sul passeggino e poi ovviamente deve stare in braccio a me, perché lei è così, purtroppo io l'ho viziata ed è colpa mia, non è colpa di Angelica, ma è sempre un piacere tenerla con me. Comunque ragazze, adesso io vi auguro la buonanotte perché è tardissimo e qui ci sono sempre ambulanze a qualsiasi orario e vado a dormire anch'io, domani dormirò un pochino di più e poi al pomeriggio, domani mattina usciremo un po', ci faremo una bella passeggiata e al pomeriggio riprenderemo i nostri giri e poi la sera andremo a cena da Daisy. Mi stavo dimenticando una cosa importantissima, assolutamente prima di terminare il video devo svelare il grande mistero, e cioè quello di dire a tutti voi, soprattutto non a tutti voi, a coloro che me l'hanno richiesto, dove dorme Jessica. Allora, Jessica l'abbiamo messa fuori casa, perché tanto oramai è alla sua età e quindi deve stare fuori di casa, a detta di molti, e quindi niente, adesso, a parte gli scherzi, sapete che qui ci siamo arrangiati ragazzi, perché fino a settembre, dopodiché ci trasferiremo nuovamente e quindi non sono andata a comprare chissà che cosa. Per quanto riguarda noi, abbiamo preso le reti e Jessica abbiamo comprato la brandina, quella di Ikea, sapete, quella che si apre e si chiude, che poi tra l'altro ne avevo già una nell'altra casa, ma era impensabile andare a recuperarla, per cui l'abbiamo ricomprata e praticamente l'apriamo alla sera. Il più delle volte la mettiamo qui perché poi io e Jessica ci guardiamo la televisione e quindi lei dorme qui in cucina, ma stasera che dovevo registrare ha aperto la brandina in camera da letto nostra, anche perché sapete non abbiamo l'armadio per cui c'è lo spazio e niente, ci arrangiamo ragazze, ci arrangiamo come possiamo, perché sarebbe assurdo andare a comprare un letto o chissà che cosa, sarebbero proprio soldi buttati via, perché poi dopo dove vado a metterlo, e quindi al momento ci arrangiamo così. Ecco, ci tenevo a dirvelo perché ho davvero ricevuto tantissimi commenti in cui appunto mi facevano questa domanda. E niente ragazzi, io vi mando un mega bacione, vi ringrazio di aver guardato anche questo video e noi ci vediamo molto presto. Ciao a tutte, buonanotte. I'm trying to...